Buongiorno a tutti. Allora, non ci fate caso con questo schifo che ho in testa, ma è lo shampoo secco di Garnier che veramente mi fa i capelli schifosissimi. Però lo sto consumando. Io ho i capelli sulla cute un poco più grassa. Sapete che uso, diciamo, da forse un annetto lo shampoo secco e mi aiuta molto. Scusate se da questo lato sono alquanto buia, ma si è rotta la lampada, quindi vabbè, si vede questo lato che truccherò e che voi vedrete molto di più. Oggi vedrete il tutorial del trucco che avevo ieri a un matrimonio dove ho truccato la sposa e sono stata invitata, quindi ho postato le foto dell'outfit e appunto della mia famiglia, di me e Marco e del trucco che indossavo. Vi è piaciuto così tanto che non lo aspettavo proprio, cioè vi giuro, tipo 200 like su Facebook, cosa che di solito non ricevo mai. Quindi ho deciso, ma facciamolo vedere anche perché ho utilizzato la nuova collezione di Nabla, l'Arctic. Applico la BB Cream di Sobioetic che è quasi terminata, è domenica, appunto ieri sabato sono andata al matrimonio e quindi oggi ho poltrito tutta la giornata perché per me è stata una giornata estenuante ieri, infatti ho dormito 12 ore oggi. Utilizzo questo pennello che è un China che mi ha inviato un'azienda, vi metto i link nell'info box. È un kit di pennelli, diciamo classici, che trovate in questi siti cinesi, insomma, anche nei negozi cinesi. E non è alquanto male, ve ne ho già detto mille volte che dovete dare un'occhiata un po' a tutto. Voglio una base naturale perché già non avevo tutta sta voglia di truccarmi stasera. Però mi sono detta perché non fare il video di ieri, visto che comunque mi devo truccare. Ieri poi, tra l'altro, ho utilizzato uno dei fondotinta più fondotinta del mondo, che è quello là di Estée Lauder, il Double Wear, quindi lo senti sul viso, quindi tipo per 3 giorni stai struccata quando usi il fondotinta. Comunque tra le ciglia c'è ancora un poco di trucco di ieri, quindi sì, e non mi preparo con voi, quindi è del tutto normale. Ed utilizzo il Select Cover Up, il correttore, in NV25, ha un sottotono un po' più rosato. Però è veramente poco. È un po' scomodo l'applicatore, ovviamente. E lo sfumo sempre con il pennellino di quel kit di pennelli rosa. Questo correttore è molto idratante. Infatti, se avete diversi segni di espressione, ok, è il correttore che può far per voi. L'unica cosa è che comunque non ha una copertura elevatissima, quindi questo sì, fisso tutto con la solita cipria di Bioniche Lactin. Questa volta lo faccio proprio col pennello, sempre perché ho messo poco fondotinta, diciamo, e ho messo appunto poco di tutto. Quindi voglio andare anche poco di cipria, quindi non la metto col piumino. Ok, ed applico questo blush qui di Sleek che è molto bello. Questo è un pennello di Elf veramente meraviglioso ed è il Blush Brush. Adesso uso sempre di Sleek questa palettina di illuminanti. Applico questo in crema che è molto simile a quello di Mulac. E subito al di sopra applico questo qui che è in polvere. Vedete questo? Luce fu, mi sono ricordata di avere una lampada di riserva e quindi ho deciso appunto di metterla perché mi ero dimenticata di averla. Scusate la mia stupidità. Allora, dovrei fare le sopracciglia, vedete che ce l'ho tutta in ricrescita, però ovviamente adesso vado anche di fretta e non ce la farei appunto a fare tutto. Una buona notizia. Che ormai so già da forse 10 giorni, più o meno da quando ho caricato il videoblog, è che Marco parte i primi di gennaio, quindi almeno per Natale sta con noi. Noi? Noi? Me? Allora, volevo applicare Desirée di Nabla, solo che ieri, siccome volevo molta molta luce, ho deciso di applicare Ten, questo pigmento di MAC da bagnato. Questo me l'ha regalato Sonia tanto tempo fa e vi giuro è uno dei miei pigmenti di MAC preferiti. Lo amo
tantissimo. Spruzzo il Fix Plus sul tappino, questo è il metodo con cui applico tutti gli ombretti in polvere. Lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Cioè, che cos'è? È uno champagne rosato meraviglioso. Il trucco che ho realizzato ieri è preso di ispirazione da una gonna, quindi praticamente che c'è il blu, il verde, c'è un sacco di colori particolarissimi e quindi vado ad utilizzare il blu, questo qui che è Baltic, sempre della collezione Arctic di Nabla, e vado nella parte esterna e nella piega. Prendo pennello a sfumatura, pennello, il pennello, prendo pennello, prendo ombretto e sfumo. Prendo un pennello a sfumatura pulito e ancora sfumo, sfumo, sfumo. Poi prendo questo rosso che è Fahrenheit e sempre con il pennellino sporco di blu lo applico poco al di sopra. Applico ancora un po', applico una matita nera intensa, questa è quella di NARS, ok, e sporco anche le cime inferiori, sporco le ciglia inferiori. E su questa base di nero applico di nuovo Baltic. Congiungendo questa parte qui. È proprio intensissimo, non vi preoccupate perché adesso sfumiamo ancora. Prendo questo ombrettino qui di neve, che è uno dei miei illuminanti preferiti, e lo vado ad applicare giusto nel dotto lacrimale perché mi dà questo effetto glow pazzesco. E adesso andiamo ad applicare il Water Dream. Lo applico adesso perché ieri l'ho applicato all'inizio ed è successo che tutti i glitter di Water Dream sono andati dappertutto. Ora vediamo come si comporta perché sono molto curiosa di saperlo. E lo presso proprio con le dita. Alla fine sono dei glitter pressati. E adesso vado con il 109 di Kiko Eyeliner, che è un viola, perché sempre questa gonna aveva un sacco di colori violi. Violi? Violi! Nuovo termine! Adesso mi sta arrivando quello di Lime Crime, spero mi arrivi presto, un viola pazzesco. Questo qui non è molto coprente, quindi dovete fare più passate. Ma è un viola che si deve perdere bene o male nel blu. Sulle ciglia superiori applico il Q-Studio Makeup RP volume. Mentre su quella inferiore applico il Dear Lash di Neve. Occhio a pesce, occhio alla pesce. Applico adesso sulle sopracciglia Dirty Blonde di MAC, che è un biondo cenere, però è una di quelle matite che si temperano, quindi la mina non è mai sottile. Fatto anche l'altro, beh, può essere anche un trucco appunto per le feste, visto che ci sono i glitter. Allora, pettino tutti i capelli, quindi... Vabbè, devo lavare i capelli, si vede, però per stasera può andare. E poi sulle labbra ieri ho applicato Cosmic Dancer, sempre della collezione nuova di Nabla, che era un rossetto che avevo visto sul web, non me l'avevano inviato e quindi appena uscita la collezione sono andata subito online e l'ho acquistato, sia questo che Kerner, che è l'altro rossetto. Poi, giusto al centro, come anche l'altra volta, applico un po' di illuminante. Molte di voi mi hanno chiesto se Fahrenheit, il nuovo ombretto di Nabla, fosse uguale al Red Carpet di Neve.
Allora, da come potete vedere sono differenti perché il red carpet vira più un rosso cupo, mentre Fahrenheit è un rosso, diciamo, anche se scuro, c'è un pizzico in più di blu, ma proprio un Si pizzico, direi. assomigliano comunque molto molto molto. E niente ragazzi, che dire? Allora, le prime impressioni su questa collezione di Nabla, che è doveroso, mi piace tantissimo. Cioè, io adoro questo brand, mi piace veramente. Ci sono pochi prodotti che non mi sono piaciuti, ma gli ombretti sono una garanzia, cioè quasi tutti, forse tutti proprio sono quelli che mi sono piaciuti, anche se ho sentito appunto dire che alcuni hanno dato allergia ad molte ragazze, quindi se siete soggetti allergici andate con i piedi di piombo, quindi acquistatene un paio, vedete che fanno appunto. Quelli che mi sono piaciuti un po' meno di questa collezione sono i due ombretti in crema. Il primo che mi hanno mandato, che è quel color carne, veramente, cioè non si vede sulla palpebra, quindi non la va manco tanto a uniformare. E il verde che io ovviamente non utilizzo perché è un colore che sui miei occhi muore proprio. E niente, io spero che questo make-up vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qua sotto, un mi piace o un non mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!